Signori e signori, in via del tutto eccezionale, oggi all'Hard Rock Tassello, i Beethoven. Ciao dalla Cla, ciao da Rock Tassello, questa sera qui con noi i Beethoven con Antonio Pecere. Ciao Claudia. Sì, Ciao Antonio, tutto bene? sì, sì. Fatto fatica a trovarci? No, 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 sono arrivato speditissimo. Da dove arrivi? Da Monza. Da Monza, quindi tutto quanto dritto, sei Sì, sì, arrivato sì. qui lineare, tranquillo. Allora, innanzitutto io comincio col dire che fa sempre un pochino effetto quando hai conosciuto un gruppo su MySpace perché ti ci sei imbattuta per caso in una canzone piuttosto che in un loro profilo e poi ce l'hai qui davanti. Quindi sono. Pensa com'è difficile per me la mattina davanti allo No, specchio. è veramente una cosa un pochino surreale perché non è come quando vai ad un live o quando vai, non so come dire, a un concerto che dici pago il biglietto, quindi vado a sentirmi questo gruppo. Tu hai proprio di fronte la persona che hai ascoltato nell'iPod per 2 mesi, sai il testo a memoria delle loro canzoni e poi ce l'hai qui, quindi è una cosa secondo me veramente molto 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 bella. Dall'altra Occhio, occhio che sul testo ti interrogo dopo allora. Va bene, speriamo di essere pronte. Dall'altra parte che effetto fa? Ma un po' di frizzantino nel sangue, così. Bene, bene, bene. Comunque una cosa bella, non Sì, una cosa ma nel sicuramente. senso, comunque è un'occasione che non capita spessissimo, soprattutto in Italia, per band che si possono definire underground, avere la possibilità Di di essere parlare intervistati. radio, fare attività che, se vogliamo, sono un pochino più da band di caratura più internazionale, se vogliamo. Certo. Allora, voi quando avete cominciato a suonare, Antonio, più o meno come Beethoven? Perché Come ricordiamo che Beethoven. Antonio oltre ai Beethoven, suona anche in altri gruppi di cui parleremo poi. Oggi parliamo di Beethoven, che è un Yes. gruppo. Allora, è un gruppo, diciamo, dell'Interland milanese, più che altro, se vogliamo essere un pochino più precisi, della Brianza, visto che sia io che Ivo, che il bassista, che il chitarrista, siamo della zona della Brianza, di Monza e così via. E di conseguenza, diciamo, siamo sempre all'opera, diciamo, in quella zona, nell'Interland milanese. Abbiamo cominciato, anzi, in realtà l'idea è nata da Ivo, che era già batterista dei Black Parliamo di Dama, Ivo Ricci. Ivo Ricci, sì, il chitarrista ritmico, nonché compositore, diciamo, principale di tutti i brani della band. Diciamo, il progetto nasce da lui, che suonava la batteria nei Black Dama, poi dopo si è chiusa l'avventura con i Black Dama e ha creato i Beethoven, in cui lui poteva esprimersi dal punto di vista chitarristico, e diciamo ha cominciato a fare la produzione di quelli che sono stati poi dopo la sequenza di tutti i dischi che si sono succeduti nel tempo, con vari cambi di formazione, chiaramente. Ecco, se diciamo così, possiamo catalogarli in che genere li metteresti, Allora, Beethoven? il genere, principalmente l'influenza principale dei Beethoven è quella che viene dal thrash metal di scuola americana, quindi i Megadeth, piuttosto che altre band sempre della Bay Area. C'è da dire che comunque nell'arco dello svolgersi degli anni, chiaramente le influenze si sono un po' arricchite, anche perché diciamo, non è semplice rinchiudere in un singolo recinto quella che è l'esperienza musicale di un musicista. Quindi principalmente l'influenza è chiaramente thrash, però ci sono anche altre influenze che possono arrivare che ne so, dai Queensryche, piuttosto che da altre situazioni più orientate al power. Poi anche un po' per scelta stilistica, Ivo Ricci ha sempre cercato di fare ogni album con una impronta stilistica musicale diversa. Infatti ci sono avuti album come, che ne so, The Gate of Nothing, che non mi vedeva la voce in quanto primo disco di debutto Ecco, dei perché infatti Beethoven, poi ricordiamo dopo. che i Beethoven nascono nel 2004 e Antonio entra nei Beethoven nel 2009, giusto? Esattamente, in realtà nel 2008, per far uscire poi dopo il disco nel 2009. E dicevo, The Gate of Nothing è un disco che ha una matrice più propriamente power, se vogliamo, no? Sempre con le influenze che caratterizzano Ivo, che sono sempre un po' oscure come atmosfere, no? Un po' maligne. Abbiamo visto che anche le copertine dei vostri dischi sono un attimino, come dire, un po' cupe, hanno un po' quel gotico, no? Diciamo che li caratterizza. C'è un motivo particolare? È una cosa, indipendente da voi? È una cosa che avete scelto voi? Il pessimismo di Ivo. Ah, va bene. No, il
Diciamo che Ivo c'ha questa sfumatura un po' leopardiana, no? Diciamo. No, vabbè, non arriviamo al pessimismo cosmico di Leopardi che si potrebbe anche definire in alcuni contesti anche sfiga. Ma però diciamo che il pessimismo di Ivo deriva da tutta una serie di questioni anche di vita vissuta, no? Che diciamo rispecchiano un po' la sua indole musicale, e in effetti si sente anche dalle canzoni che c'è questa atmosfera sempre un po' cupa. Mi viene in mente il disco precedente a quello che ho fatto io, quello che ho fatto io, Venom Empire, quello precedente, esatto. È Dead Soul Insomnia, sì. Che in pratica è un disco veramente cupo come atmosfere, no? È molto, oserei quasi dire, drammatico, no? E in quelle atmosfere si sente proprio la cupezza che è sempre stata caratteristica della musica un po' dei Beethoven. Beh, diciamo che alla fine comunque è un po' un, come dire, un déjà vu, nel senso che spesso si dice che le canzoni vengono scritte in momenti particolarmente estremi, nel senso o di sofferenza o di felicità. La sofferenza sicuramente in tanti gruppi, come dire, il principio ispiratore, nel senso che comunque ti dà l'idea di buttare fuori quello che hai dentro e lo tiri fuori, come tu che sei un artista, in questo caso appunto un musicista, strumentalmente in maniera canora, e quindi diciamo così ci sta il fatto che comunque il pessimismo ti possa portare a produrre. Sì, la riflessione che faccio io è in linea con quello che hai appena detto, è molto semplice: quando uno sta bene e felice esce fuori a bersi una birra con gli amici, non sta in casa chiuso, no? Chiuso in casa a scrivere una canzone, no? Sì. Non è sempre così, nel senso che ovvio che la musica nasce da tutta frase, la frase, sai, su Facebook che mettono sempre che perché scrivi sempre cose tristi, perché quando sto bene esco. Adesso non mi ricordo più di chi era, però ci sta, è così principalmente così. Poi dopo è ovvio che le emozioni umane sono talmente vaste e la musica nasce, trae nutrimento dalle emozioni umane, e di conseguenza è inevitabile che tutte le emozioni umane trovino espressione musicale. È anche però vero che quando uno sta bene ha meno tempo da dedicare alla scrittura della musica, proprio perché stando bene si dedica ad altre cose, esatto, che lo fanno star bene. Esattamente. E quindi è il motivo per cui poi dopo tanta musica è egotica, oscura, soprattutto in questi ultimi anni, in questo inizio di nuovo millennio, che ci vede in situazioni sempre di vita sempre più cupe, un po' tristi, svilenti, un po' tristi. Sì, ma cercavo un altro termine, se vogliamo, più alienanti, ecco. Alienanti sì. Forse è la parola che più descrive la nostra epoca. Ecco Antonio, rispetto agli album a cui tu hai partecipato, se dovessi citare una canzone, quale sceglieresti, per quale motivo, e visto tutti? Quale sceglieresti, per quale motivo, e senza pensarci troppo, mi raccomando, devi dirla subito. Sarei tentato di dirti Collusion is my rain. Perché? Perché è un brano che ho scritto di getto la notte prima di entrare in studio. Cioè no, la linea vocale ce l'avevo già un po', non guardarmi con gli occhi sgranati, incredula, nel senso la linea vocale ce l'avevo già in testa, che mi girava un po' da un po' di giorni. Però le parole mi sono venute fuori la sera prima, la notte prima di entrare getto in studio. Tutte. Quasi tutta, sì. Poi dopo le ultime cose le ho completate lì in studio. Ok, quindi direi che possiamo passarla? Cosa dici? Ma sì, dai. Passiamola. Presentala tu. Allora, da Venom Empire dei Beethoven, Collusion is my rain. Eccoci tornati in studio. Allora Antonio, adesso parliamo di una cosa che da un punto di vista può sembrare un pochino antipatica, però dall'altro anche no. Nel senso che voi sapete benissimo che ci sono tante persone in rete che fanno delle recensioni. Come gruppo, sì, nel senso siete un pochino pronti a prendervi il bene e il male da tutto quello che... Sì, ne ho lette alcune, quindi so di... sai di cosa stiamo parlando.
Innanzitutto devo dire una cosa che mi ha molto colpito, e cioè che per quanto riguarda le recensioni in lingua erano quasi tutte quante positive. Per quanto riguarda appunto le recensioni italiane, ho trovato un pochino di frasi che ti vorrei riportare, perché alla fine mi sembrava anche corretto che, siccome spesso e volentieri cosa fanno, come ne parlavamo anche prima fuori onda, cioè magari pubblicano un parere senza interpellare praticamente e il gruppo e il frontman, e senza a volte neanche, capito, approfondire il discorso, senza darti l'opportunità di poterti difendere o comunque di poter spiegare il perché di alcune cose. Penso di alcune che, scelte artistiche. Bravissimo, diciamo. Di alcune scelte artistiche. Penso che anche se in piccolissima parte, tu adesso oggi lo puoi fare. Quindi una delle cose che volevo leggerti era quella che diceva, anzi guarda, ti prendo proprio il pezzo in mezzo. Partiamo dalla presentazione di Antonio Pecere, monotematica nelle linee melodiche quanto nello stile interpretativo, al contrario di molti cantanti che tendono a far sfoggio delle proprie abilità, chi cambiando spesso il registro, chi raggiungendo note molto alte, chi vibrando in modo molto alto, vigoroso e via dicendo. Antonio tende a non variare mai la sua proposta. Ci troviamo di fronte, durante il corso dell'album, a strofe ripetitive, poco coinvolgenti e fredde. Aia! Oh, cala la tensione! Guarda, io posso dirti che non sono completamente d'accordo, evidentemente. perché allora non ritengo che alcuni degli aggettivi mi siano attribuibili alla performance che ho fatto nel disco a cui si riferiscono. Stiamo parlando di Days of the Apocalypse, esatto. Il disco è uscito credo un paio d'anni fa ormai. Sì. Se mi ripeti le parole cattive. Antonio tende a non variare mai la sua proposta. Ok, allora non è così, perché chi ascolta il disco può sentire nello stesso disco, e a volte addirittura anche nella stessa canzone, usi di registri e di voci diverse. Un esempio tipico potrebbe essere la canzone tratta da quel disco, che è Pendulum of God. In Pendulum of God ci sono tre momenti distinti nell'uso della voce e del registro vocale. C'è la strofa, che è cantata con diciamo una voce molto roca, molto gutturale. Poi c'è il ritornello invece, dove vado su tonalità e su registri alti, no? Con un salto di forse addirittura più di un'ottava rispetto alla strofa, no? Proprio per creare questa variazione tra ciò che c'è prima e ciò che c'è dopo. Aspetta, no? aspetta, in sì. Certi momenti pare che la voce di Antonio sia sotto sforzo, come se l'ugola fosse al suo massimo carico. Beh, questo può anche essere vero, io sono un tenore leggero, e alcune note del contralto oggettivamente mi sono difficili come esecuzione. Ciò però non sminuisce minimamente la mia performance, anzi, per l'ottica con cui è stato fatto il disco, come ti anticipavo prima, il disco è stato registrato con una volontà di essere molto più asciutti e diretti rispetto al precedente disco Venom Empire. Di conseguenza il disco vuole essere più diretto, e abbiamo usato un approccio in studio completamente diverso rispetto al precedente. Abbiamo registrato quasi tutto buona la prima, comprese le voci, proprio perché volevamo catturare un'energia quasi live. Di conseguenza, in live non è che uno si mette a taroccare con autotune o rifacendo 40.000 volte le parti, no, per fare gli insert sulle voci. No, lì è quasi tutto buona la prima, perché è ovvio spontaneo, che proprio le cose, esatto, proprio dove ho cannato mirabilmente, quelle le abbiamo sistemate, perché comunque deve essere un prodotto che esce bene, no? Quindi abbiamo, lavorando con quest'ottica di voler essere più diretti, è ovvio che non ho usato armonizzazioni particolari nella voce, ho registrato solo quasi sempre le voci principali, senza doppiature armoniche di terze e di quinte, e registrandole proprio in maniera quasi asciutta, con pochissimi effetti, e inevitabilmente sulle note alte si sente che uno sforza. Però io garantisco e invito tutti a venirmi a vedere, perché nel senso mi do da fare a farle dal vivo le cose. Anche dal vivo riesco a riprodurre io quello che faccio nel disco, certo, no? Molti ascoltano il disco, poi vanno a vedere l'artista live e dicono: non ha fatto quelle cose lì, io invece cerco di registrare quello che sono veramente in grado di fare, perché mi piace essere onesto con quello che sto realizzando. Di conseguenza, quando tu senti che la mia voce
diciamo sforza un pochino, ma può anche essere vero, ma può anche essere però il lato della performance umana, la verità di quello che io sto eseguendo. E dal vivo tu senti che le note le becco nella stessa maniera, e alcuni giorni, quando sono anche in giornata buona, le becco anche meglio. Poi aspetta, cioè, visto che siamo in tema, quanto alle chitarre, che dire, qua e là ci sono dei riff veramente interessanti, ma la tendenza è a non stupire. Duole rilevare inoltre che, eccetto qualche brano, le sezioni di chitarra solista sono spesso povere di contenuti melodici realmente distintivi. Anche qui non posso dire di essere completamente d'accordo, perché sempre ascoltando Days of the Apocalypse si possono sentire momenti in cui le chitarre fanno delle cose completamente diverse. Ci sono brani come Pharisee and the False Friends, ci sono brani come Crusade of the Third Millennium, Salvation Damnation, in cui i lavori di chitarra sono notevolmente multiformi, diversi, o canzoni come On Your Dirty Graves, che sono molto più massicce invece che melodiche, cambiando anche accordatura in alcuni casi. Quindi, nel senso, è stato fatto un lavoro di ricerca anche da questo punto di vista melodico. Ritornando al ragionamento che facevamo prima sulla voce, sulle melodie, no? Sulle tonalità alte, dicono anche, se la frase esatta era non stupisce cercando di raggiungere tonalità elevate, esatto, eccetera eccetera, che elugola sotto sforzo, no vabbè, ma che rimango sempre su certi registri e non cerco di stupire, sì, facendo cambi di ottave, roba del genere, poco coinvolgenti, fredde. Allora anche lì non è così, primo, e secondo, perché basta ascoltare le differenti canzoni che ho citato prima, secondo, ma chi ha detto che deve essere così, tutta così la musica? Chi l'ha detto? Chi l'ha stabilito che l'artista, tutti gli artisti devono esprimersi tutti nello stesso modo, tutti uguali e tutti facendo certe cose? Ma tra l'altro denotano anche un po' di ignoranza, perché io suono da più di 10 anni che faccio dischi, no? Con band diversissime, e in ogni band io esprimo della vocalità diversa. Non mi picchiare. Mi infervoro, perché nel senso non esiste una cosa del genere. Chi ha ascoltato i miei dischi passati che ho fatto con i Sigma, con i Rapid Fire, dove raggiungo le tonalità giuste del tenore leggero e qualche volta anche le notine magari un pochino più alte del contralto, o giù di lì, quando magari sono in buona, perché la voce è uno strumento umano e quindi non è tutti i giorni uguale, chiaramente. Chi ha ascoltato quei vecchi dischi sa benissimo che io sono in grado di raggiungere determinate cose e fare ed esprimere la mia voce, la mia vocalità in modi completamente diversi da disco a disco, da canzone a canzone, proprio perché cerco di adattarmi io alla canzone invece che cantare sempre uguale tutte le canzoni come mi hanno accusato di fare. In quel caso, dal paragone di tutti i lavori musicali che ho fatto, viene fuori palesemente che la scelta artistica che è stata fatta in quel disco di Beethoven è una scelta vera, è proprio una scelta consapevole. Abbiamo voluto essere più diretti, più immediati. Ciò non toglie che il disco in sé sia un disco difficile, di non semplice ascolto. Infatti quasi tutti gli amici cui l'ho fatto ascoltare ci hanno messo un po' di ascolti prima di dirmi guarda, il disco è veramente bello. Sì, ma perché poi guarda, non ti so neanche a leggere le altre critiche, perché sono un pochino tutte quante monotematiche. Io divento anche un po' insofferente, passami il termine, quando le leggo, perché alla fine comunque se una critica è costruttiva può servire a te, può servire a me, può servire a chi legge, perché ti aiuta a capire. Ma quando trovi 10 recensioni che sembra che si sono quasi copiate tra di loro, perché dicono le canzoni sono monotematiche, l'album non è diverso dal precedente, l'ascoltatore non è stupito, la tendenza a non stupire, le chitarre non hanno riff, cioè è sempre, io dopo che ne ho lette 2 basta, la terza non la leggo neanche, capito? Quindi penso che anche un pochino il tuo, sì, no, la differenza risalta ancora di più, l'uguaglianza di queste recensioni risalta ancora di più agli occhi quando le confronti con quelle estere, in effetti, poi dopo la fine.
Assolutamente sì, che non sembrano, sembrano due gruppi diversi, guarda, veramente. Sì, sì, sì. E io direi che su questo ci possiamo, su questa osservazione molto vera che vorrei arrivasse veramente a chi ci sente, perché già oggi in Italia, confermamelo tu perché io né canto né suono, quindi non te lo posso dire, ma già oggi in Italia è difficile riuscire, diciamo così, ad affermarsi facendo quello che ti piace e quello che pensi di saper fare. In più, se trovi persone che ti ostacolano volontariamente per cercare di segarti le gambe, passami il termine, ma... Ma diciamo che questo in Italia è un po' uno sport nazionale, nel senso ecco, che ecco. diciamo lo sparare sul made in Italy di qualunque forma esso sia, soprattutto nell'ambito musicale dell'underground, è abbastanza una tradizione consolidata. Esatto, quindi io direi, guardate, che su questo ci possiamo anche salutare, perché Antonio ci ha detto e dato, secondo me, veramente tanto su cui pensare. Non speravo di riuscire a intervistarti, ma questo lo sai, ce l'ho fatta e quindi sono contentissima. No, sono venuto ben volentieri. Spero di rivederti presto e per ora noi ti ringraziamo. Io mi scaricherò tutta la discografia completa, anche se adesso ho tanto, però non tutta. Aspetto il tuo prossimo album. Album sarà ancora più bello e ancora diverso rispetto ai precedenti, perché sarà un concept, posso anticipare, sarà un concept completamente ispirato al Faust di Marlowe, quindi molto tragico, molto drammatico, con anche arrangiamenti sinfonici, quindi anche qui completamente diverso rispetto al precedente, che era molto più diretto. E per l'occasione avremo di nuovo in formazione due dei cantanti delle passate formazioni dei Beethoven, che sono Frank Efter e Eva Rondinelli. E il concept sarà strutturato su personaggi. Abbiamo preso anche due scrittori che si sono scritti tutta i testi, dividendoli tra i diversi personaggi. Io interpreterò il Faust e Frank interpreterà il narratore e Eva Rondinelli interpreterà il Mefistofele, il demone, dividendoci le varie parti con le relative interpretazioni all'interno del concept. Quindi sarà un lavoro di ampio respiro, molto corale. Che ci regalerai, dai, una copia? La meritiamo sicuramente. Prima facciamolo uscire, poi dopo ne riparliamo. Grazie Antonio, noi vi salutiamo con una canzone che sceglierà lui. Antonio, cosa scegli per salutarci, per salutare chi ci sta ascoltando? Allora, per far sentire un po' come canto con i diversi cambi di voce, io direi Pendulum of God, che mi sembra quella più giusta. Ciao ragazzi, ciao da Antonio, ciao da Claudia.